stare qua. Oh yeah, respiro sollevato. E poi non si sa quello che sarà di noi stasera. È così bello quando resti. Oh yeah, è triste quando te ne vai. No, no, nel cuore della notte. Oh, 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 non si sa mai quello che sarà. Amo le cose che fai con me e non sarò mai stanco di sognare ancora con te. Amo le notti che stai con me ed ogni attimo con te speciale quando tu sei con me. Su Cittadella, la radio, Amo quelle cose, il nuovo singolo di Davide De Luca, musicista, cantautore di Lecce, che devo dire abbiamo con piacere in diretta con noi questa sera su Cittadella, la radio. Benvenuto Davide. Ciao, grazie mille. Allora iniziamo questa bella chiacchierata, poi in chiusura di appuntamento insomma sentiremo per intero il tuo nuovo singolo. Senti, tu hai cominciato a studiare canto e chitarra molto presto, all'età di 10 anni in pratica. Sì, ho iniziato a 10 anni perché mio padre è anche un cantante e chitarrista, quindi insomma vedendo lui, ascoltando lui suonare con i vari gruppi giù in garage, insomma era inevitabile che questa passione in qualche modo venisse un po' tramandata, no? Quindi sì, ho cominciato a prendere lezioni di canto e chitarra quando avevo 10 anni, man mano poi, no, che imparavo le prime progressioni armoniche a scrivere anche i primi brani musicali, ecco, quindi ho iniziato verso i 10-11 anni e poi da lì non ho più smesso. Bene, allora Davide De Luca in diretta su Cittadella alla radio, tu hai partecipato, devo dire, a festival, finale del Cantagiro Guidonia, premi, conservatorio, e poi come sei arrivato alla tua prima produzione? Allora guarda, sì, come hai detto tu, ho partecipato a vari concorsi, festival quando ero adolescente. Nel 2021 mi rendo conto però di essere un po' stanco di questi contesti qua e quindi credo, mi rendo conto che è arrivato il momento di far uscire i miei brani attraverso le piattaforme digitali, quindi scelgo di far uscire il mio primo brano Tutto Torna con Dadaismo Records, che è l'etichetta indipendente di Deleterio, questo rapper che aveva già prodotto varie produzioni di vari artisti in campo rap. Ci siamo conosciuti per caso, abbiamo scelto di far uscire il brano con la sua etichetta, ecco, quindi nasce così la prima produzione di questo brano chiamato appunto Tutto Torna. Beh, lo scorso anno però devo dire c'è un bel evento, perché tu praticamente hai frequentato il master di canto jazz presso il conservatorio di Amsterdam, diciamo da Lecce ad Amsterdam. C'è qualcosa un po' che ti ha colpito frequentando questa nuova realtà musicale? Guarda, sì, devo dire che c'è una concezione diversa sicuramente della musica, soprattutto per il genere poi che in realtà sto cercando di fare io, no? Che è un genere molto più vicino all'America, quindi genere R&B, soul. Qui ad Amsterdam, che è un po' il centro dell'Europa, tutte queste culture musicali convergono in un certo senso, quindi mi sento anche un po' più a casa, anche se in realtà io sto cercando di prendere quanto più possibile da qui, da tutte le culture che sto incontrando, per in un certo senso portarle in Italia, no? Il mio scopo è quello di portare queste musiche che ancora sono un po' troppo lontane da noi all'interno del panorama italiano, e questa è la missione che mi pongo. Bene, allora noi in diretta su Cittadella Radio abbiamo Davide De Luca, sentiremo adesso in chiusura di appuntamento Amo quelle cose, il suo nuovo singolo, che è la reinterpretazione poi italiana e attualizzata di una canzone danese. Senti, come mai questa scelta e soprattutto come è nato questo progetto? Sì, è una storia abbastanza interessante in realtà. Succede che nel febbraio dello scorso anno ricevo una chiamata da parte della mia professoressa di canto del conservatorio di Monopoli, Michela Lombardi, in cui proprio lei mi diceva che c'era questa signora danese che era alla ricerca di un cantante che interpretasse questa canzone conosciuta lì in Danimarca, presentata peraltro all'Eurovision Song Contest del 1984. Il suo scopo, lo scopo di questa signora, che si chiama Murve Sain, era quello di riarrangiarla innanzitutto in chiave moderna e reinterpretarla
darla in lingua italiana, perché lei era proprio innamorata dell'Italia, ecco, e della nostra cultura. Io ovviamente ho accolto questa proposta, ho conosciuto Murvetto, siamo diventati grandi amici e abbiamo, sì, poi grazie a Murvetto ho anche conosciuto il produttore del brano, che è Soren Bungard, bravissimo produttore danese anche lui, che però ha uno studio in Toscana, quindi abbiamo registrato immersi nel verde della natura toscana. È stata un'esperienza meravigliosa, devo dire, sì. Devo ringraziare tanto la mia prof, ma anche Murvetto e la sua Musum Production, che è l'etichetta con cui il brano è uscito. Sì, noi sentiremo poi in chiusura di appuntamento Per Intero Amo Quelle Cose. E volevo fare anche due cenni, insomma, sul video che vedremo anche nella nostra Visual Radio, che stiamo guardando adesso in sottofondo mentre, insomma, scorre la nostra intervista. Insomma, un video molto bello, girato poi tra l'altro in Puglia. Eh sì, 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 sì. Volevamo mettere un po' del nostro, delle nostre radici, no, all'interno anche di questo brano. Benché sia un brano danese, comunque essendo una reinterpretazione italiana, volevamo mostrare un po' quello che è il nostro territorio. Quindi abbiamo girato nel mio paese, Surbo, e anche nelle zone di San Foca e Torre dell'Orso, quindi in queste spiagge stupende. Molto bello, i colori e il calore della Puglia, insomma, si vede all'interno di questo video che naturalmente vi consigliamo di guardare anche sulla nostra Visual Radio. Senti Davide, c'è un sogno che vorresti realizzare, magari, insomma, te la butto lì, Sanremo? Sanremo è chi non vorrebbe, insomma, sarebbe un grande passo, me lo pongo come un grande obiettivo, però l'obiettivo è quello di uscire con un album o con un EP entro la fine di quest'anno e poi sì, eventualmente si penserà anche a Sanremo, non escludo assolutamente nulla. Sarebbe un grande onore e privilegio, insomma. Bene, allora noi chiudiamo l'appuntamento di questa sera con Davide Di Luca, insomma, progetti per questo 2023, è in uscita anche un altro pezzo, ci stai lavorando? Stiamo già registrando il prossimo singolo, che si chiama Amsterdam, per l'appunto, e dovrebbe uscire entro marzo, poi sì, si penserà all'EP. Beh, insomma, facci sapere, noi siamo pronti naturalmente a promuovere la tua musica. Grazie mille. Davide De Luca, in diretta su Cittadella Radio, noi ti ringraziamo e in chiusura di appuntamento riascoltiamo. Il tuo singolo si chiama Amo Quelle Cose. Ciao Davide. Ciao, grazie mille, un abbraccio. Affondo nel divano, poco stare qua, oh yeah, respiro sollevato, e poi non si sa quello che sarà di noi stasera, è così bello quando resti, oh yeah, è triste quando te ne vai, no no, nel cuore della notte, oh oh oh, non si sa mai quello che sarà. Che fai con me e non sarò mai stanco di sognare ancora con te. Amo le notti che stai con me ed ogni attimo con te speciale quando tu sei con me. Noi siamo buoni amici, ma con qualcosa in più. Con tanti benefici, oh, 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 non si sa mai quello che sarà. Amo le cose che fai con me e non sarò mai stanco di sognare ancora con te. Amo le notti che stai con me e ogni attimo con te speciale quando sei con me. Amo le cose che fai con me e non sarò mai stanco sognare ancora con te, no no, amo le notti che stai con me ed ogni attimo con te speciale quando sei con me. Dimmi cosa senti adesso, quando sogniamo insieme sembra un déjà vu con te, ma che cosa vuoi da me se quando sei con me.